L'arte del dire, che non è una semplice frase buttata là, ma è qualcosa di molto più importante che rimanda al mondo delle parole, che non vanno mai dette o scritte a caso. Eh sì, perché il mondo della parola è il mondo della comunicazione e oggi ne vogliamo parlare con un ospite molto, molto curioso. Restate con noi. Buongiorno e ben ritrovati a tutti qui dallo studio di Genius. Buongiorno Eleonora. Buongiorno Alberto. Oggi abbiamo come ospite un'attrice e un'autrice radiotelevisiva, Anna Leonardi. Abbiamo voluto invitarla per parlare dell'arte del parlare e del piacere di comunicare attraverso la parola. E abbiamo voluto prendere lo spunto proprio dall'ultimo libro di Anna Leonardi, L'arte del dire, la metamorfosi del pensiero, pubblicato da Armando Editore. Bene, vogliamo chiedere qualche curiosità alla nostra ospite? Sì, io intanto penso che questo libro sia attualissimo in un mondo come quello di oggi in cui si chiacchiera tanto più che parlare. Ne conviene, Anna? Oh, certo, si chiacchiera molto, ma si parla molto male però, perché la comunicazione è abbreviata, funzionale e non è espressiva. Quindi questo, diciamo così, libretto vuole incoraggiare le persone a comunicare per davvero e quindi a rivalutare questa carta d'identità naturale che è la propria voce, la propria pronuncia, il proprio modo di esprimersi oralmente. Perché se diciamo così, la nostra espressione verbale, la nostra comunicazione verbale, è veramente la carta d'identità naturale nostra, più ancora dei nostri connotati, perché non solo perché i nostri connotati mutano col tempo, purtroppo, e la voce quasi sempre si conserva, ma anche perché, così dice la Vulgata, noi abbiamo nel mondo almeno sette sosia, mentre invece non c'è una voce con una pronuncia, quella voce modella, non c'è una voce che sia sovrapponibile a un'altra. Quindi effettivamente noi parliamo di noi stessi mentre parliamo con gli altri e quindi dovremmo aver cura, diciamo, di questa, di noi stessi, così come abbiamo cura di presentarci ormai con un'immagine positiva, no? Cerchiamo in tutti i modi affannosamente di conquistare un'immagine gradevole. Ci si può non riuscire come nel mio caso, ma insomma comunque ci si prova. E invece non poniamo altrettanta attenzione a questo aspetto che invece è molto importante perché è quello che ci connette agli altri e poi perché riguarda tutti, perché parlanti siamo tutti. Quindi insomma questo libro è un libro rivolto a tutti sostanzialmente, non ai professionisti soltanto che della parola fanno un lavoro, diciamo, ma comunque anche i professionisti sono tanti, perché non sono solo gli attori, sono per esempio gli insegnanti che sono i primi e più importanti comunicatori in quanto sono formatori e poi non dimentichiamo gli avvocati, ma tutte le persone che sono esposte al contatto col pubblico, anche i commessi di negozio, i venditori. È molto importante. Ecco,
Per dare un'idea a coloro che ci seguono dei contenuti di questo libro, può parlarci così di quali sono gli elementi principali su cui una persona che vuole lavorare sulla propria voce e sulla propria dizione, magari, quali sono gli elementi su cui porre più attenzione? Dunque, è un percorso, ma la cosa essenziale è l'atteggiamento. Io vorrei sottolineare questo, perché bisogna avere la volontà di comunicare. Se tu hai la volontà di comunicare per davvero, allora sei attento ai dettagli, sei attento alle sfumature, hai l'esigenza di scegliere le parole e di non buttarle sciattamente, di non copiare un modo di comunicare corrente appropriandosi dei gerghi, delle voci ripetitive, ma in qualche modo esercitare un modo creativo di usare la parola. Poi naturalmente c'è la tecnica, ogni arte ha le sue regole che non possono essere eluse, e la tecnica è un percorso che parte dal respiro, da una buona respirazione, ma anche qui non è una cosa che riguardi soltanto quelli che vogliono parlare bene o lavorare bene con la voce, è una cosa che fa bene a tutti, perché respirare bene, quindi ritrovare una respirazione che non sia solo toracica superiore, ma che investa, diciamo, tutto l'apparato respiratorio e quindi parta dal diaframma, e significa alimentare il nostro benessere generale, perché diciamo una buona respirazione attiva i mitocondri, come si sa sono responsabili del nostro benessere, mentre una cattiva respirazione attiva il cortisolo, che è un ormone contrario al nostro benessere. Quindi parlare bene coincide anche con lo star bene, coincide anche con un buon umore generale. Ecco, quindi, perché naturalmente una buona comunicazione favorisce una buona risposta anche dagli altri, no? E quindi un'intesa anche sul piano un pochino più profondo e meno superficiale. E tutto questo contribuisce al nostro benessere psichico. Poi dopo la respirazione, naturalmente c'è la emissione. Cioè, che vuol dire l'emissione? Vuol dire far uscire, diciamo, le parole, la voce e i suoni dalla gabbia del corpo e liberarli nello spazio che è uno spazio di comunicazione, appunto. E nel momento in cui avviene questa liberazione, quindi questo atto generoso, diciamo, di uscire dal sé, dal proprio io, per incontrare gli altri in uno spazio comune, che è lo spazio di comunicazione, avviene che la parola, dallo stato gassoso, diciamo così, del pensiero, acquista una sua densità, un suo corpo, diventa oggetto nello spazio. Quindi oggetto nello spazio che cosa significa? Significa che ha un suo peso, la parola ha un peso, ha un suo colore, ha un suo sapore anche, e forse anche un odore. Oggetto nello spazio significa dunque che le parole non vanno soltanto pronunciate, ma vanno assaporate, manipolate, masticate. Io sono incantata. Allora, dopodiché da questo si passa all'articolazione. L'articolazione è il modo con cui la parola si forma. E la parola ha una parte, come dire, architettonica, scultorea, che è costituita dalle consonanti, e una parte invece pittorica, che è costituita dalle vocali, che sono i colori del suono. E quindi attraverso la pronuncia corretta e armonica e integrata della parte, diciamo così, strutturale, verticale, sostanziale, che è costituita dalle consonanti, e la parte, diciamo, pittorica, che è costituita dalle vocali,
si crea questo paesaggio verbale che è quello in cui noi ci dovremmo con arte muovere tutti i giorni. Io dico che c'è anche una profonda poesia nel modo di esprimersi, di descrivere il mondo della comunicazione attraverso il linguaggio, attraverso la parola. E quindi resto incantata, come stavo dicendo prima, proprio dal modo in cui lo dice, perché ti trascina dentro questo mondo meraviglioso. E mi viene da pensare alla persona, quasi alla stregua di uno strumento musicale, perché abbiamo parlato di suoni, di colori, di anche di sentimento, no? Che c'è dentro la voce. Io penso alla tenerezza della voce materna, del modo in cui parla al bambino piccolo, o al sottovoce degli innamorati che non alzano la voce, che si intendono col filo di voce. Ecco, penso a tutte queste manifestazioni del sentimento che attraverso la voce trovano il loro risultato e la loro armonia. Quindi ecco che qui risottolineiamo l'importanza di questa consapevolezza che dovrebbero avere un po' tutti, e quindi ritorno un po' a quest'idea di un mondo un po' confuso, dove ognuno parla sopra l'altro, dove non si ascolta. E in questo senso chiedo: quanto è importante lo spazio, che è anche silenzio, che è anche ascolto, tra una parola e l'altra? Ma lo spazio tra una parola e l'altra è importantissimo, perché diciamo su questa base di silenzio nascono e entrano e diciamo trovano il loro rilievo le parole, i suoni e la comunicazione. Se non ci fosse questa base di silenzio, è come in pittura, no? Ci vuole, il pittore deve avere un substrato, no? Una base per poter poi far rilevare la figura o l'informale, quel che sia, ma insomma comunque ha bisogno di questo. Addirittura Manganelli diceva che bisogna indagare proprio lì, proprio nella pausa, proprio nello spazio che c'è tra una parola e l'altra, perché è lì che si nasconde l'essenza della letteratura, lui diceva. Ma tornando invece alla comunicazione, diciamo, più comune, più quotidiana, ecco, non è detto che la comunicazione quotidiana debba essere inespressiva. Cioè noi parliamo inevitabilmente molto, ma non ci poniamo un problema, che quella che è l'attenzione degli altri alle parole che diciamo. E questa attenzione noi ce la dobbiamo conquistare, non è data, non è una dotazione, è una cosa che ci dobbiamo conquistare, perché è importante, perché parliamo agli altri e quindi dobbiamo, diciamo, non può essere una comunicazione confusa, superficiale, scialba, esangue. Deve essere una comunicazione il più possibile espressiva, potente e significativa. Vede, lei faceva prima il paragone molto opportuno con la musica, ma c'è però una particolarità della voce e della comunicazione verbale, che mentre in tutte le altre arti, diciamo così, lo strumento è uno strumento altro da sé, no? Perché naturalmente si suona il pianoforte, invece, il comunicatore verbale ha lo strumento in se stesso. E questa non è una differenza da poco, perché che significa? Significa che deve accordare se stesso, non accordare lo strumento. Ma lo strumento va comunque accordato, se non si vuole fare solo suoni dissonanti, solo suoni confusi. E poi un'altra particolarità di questo fatto che lo strumento è in noi stessi è che risente quindi profondamente della nostra psiche. Non può non risentire della nostra psiche. E dunque c'è questa, diciamo, indissolubile legame tra psiche, voce, pronuncia, perché la pronuncia non è altro che la modellazione della nostra voce. Allora, come lo scultore modella con le mani, diciamo così, per trovare una forma che sia
da lui immaginata, voluta, pensata e poi comunicata. E così il comunicatore verbale, diciamo così, l'attore, comunque colui che parla, il parlante, fa questa opera di modellazione. Questa modellazione non può non risentire delle sue caratteristiche più intime. E quindi la pronuncia, la dizione, non è un insieme di norme soltanto, come generalmente i manuali consigliano, e quelli sono ottimi manuali che io non solo non rinnego, ma consiglio. Ma è anche un'altra cosa, cioè è come un'opera che noi facciamo su noi stessi e che poi porgiamo agli altri e che rispecchia profondamente anche le nostre mancanze, i nostri desideri, le nostre ambizioni, le nostre proiezioni di noi stessi, perché noi siamo quello che siamo, ma anche quello che vorremmo essere, non solo quello che siamo. Tutto questo con la voce lo suggerisce, se noi la usiamo per comunicare davvero e non solo per scambiarci informazioni, per dirci dove siamo, che cosa mangiamo e qualche insulto, così che ormai è diventata la regola della comunicazione sociale. Per quelli non c'è bisogno di pensare molto, insomma. Ecco. Io direi che il messaggio che emerge da questa puntata, lo dico, non voglio essere retorico perché cerco di non esserlo, però veramente che mi ha dato i brividi, è proprio questo appello a tornare ad essere animali comunicatori, a risentirci animali comunicatori e a prendere coscienza di questo e quindi attivarci per farlo al meglio, non dando per scontato niente. Appunto, sappiamo parlare, non è così scontato. Sì, e poi vorrei anche dire una cosa, che c'è anche una sorta di voce interiore che è anche quella dell'immaginazione. Per esempio, quando leggiamo un libro, io immagino la persona che leggerà L'arte del dire di Anna Leonardi, che ascolterà anche la sua stessa voce leggendo. Io credo che quella voce immaginata, non so come spiegarlo in termini diversi, sia anche quella un modo per accompagnarci, per ascoltarci, per entrare in comunicazione con noi stessi, entrando nell'altro. Certo, sicuramente così. E vorremmo dire che c'è un capitolo intitolato La lettura, che parla appunto della lettura ad alta voce e che suggerisce una prospettiva diversa nell'affrontare la lettura. E dice proprio quello che dice lei, che ha detto lei in questo momento, cioè che praticamente questo cinema interiore, no, che il lettore si costruisce nel momento in cui legge una pagina, perché ognuno di noi legge diversamente lo stesso libro, non è che tutti ne riceviamo le stesse sollecitazioni, le stesse emozioni. Bene, diciamo, tutto questo cinema interiore che noi ci costruiamo a contatto con la pagina scritta, il lettore ad alta voce lo deve riprodurre e proiettarlo sull'ascoltatore. Dunque deve essere contemporaneamente musicista, regista, attore, scenografo, capito? Deve fare tutte un linguaggio polifunzionale deve usare, pluridimensionale. Tutto questo è molto bello, è molto arricchente e poi consente, una volta che noi impariamo questo metodo, che è un metodo di carotaggio, è un metodo di come scendere in miniera, insomma, entrare nel libro dal di dentro e non dal di fuori. Poi dopo, quando noi leggeremo, dopo questo esercizio, il libro in solitudine, di nuovo a contatto noi con la carta, lo leggeremo in maniera diversa, cioè percepiremo tutti i livelli, tutti gli strati, perché lo scrittore ha seminato il suo scritto di indizi e noi con attitudine investigativa siamo condotti a individuare tutti questi indizi e a trasmetterli.
Che bello, dai, Alberto. Una puntata che ha aperto un mondo, sì, e spero che lo abbia aperto anche a tutti coloro che ci seguono. Certo, certo. Il resto era l'obiettivo di Genius, no? Sì, era l'obiettivo, ed è l'obiettivo anche, perlomeno da parte mia, quello di esortare sempre di più alla lettura del libro, che è un atto di autoeducazione, di comunicazione anche unico nel suo genere. Per cui ripetiamo doverosamente il titolo del libro, L'arte del dire, la metamorfosi del pensiero, di Anna Leonardi, edito da Armando Editore. Certo, e ringraziamo Anna per essere stata con noi, per averci dedicato il suo tempo, per averci regalato la sua voce e tutti i paesaggi sonori che c'erano dietro quello che ci ha detto, perché ce lo ha detto veramente in maniera molto bella. E diamo naturalmente a tutti un arrivederci alla prossima puntata di Genius.